È vero, le rose secondo me sono un po' sottovalutate. Io di mestiere in effetti faccio il paesaggista, quindi disegno e progetto giardini e come tale mi rendo conto che in effetti questa specie straordinaria in realtà nel nostro immaginario non è sfruttata quanto meriterebbe. La rosa fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura, è qualcosa che ci arriva da lontano. Queste sono immagini degli orti pictici, cioè delle immagini, degli affreschi delle case di Pompei, e qui si vedono già raffigurate delle rose. Queste rose, però, nella storia del giardino, in realtà erano molto poche le specie che venivano utilizzate. Fino all'Ottocento, in realtà, era importantissima, ma era talmente rarefatta la possibilità di scelta che costituiva un utilizzo abbastanza settoriale, veniva usata per i profumi, veniva usata per le spalliere, veniva usata sì anche nei giardini, ma in realtà il grande boom della rosa si ha quando poi inizia l'ibridazione con le specie orientali, quindi iniziano ad essere prodotte decine e poi centinaia di nuove varietà che hanno caratteristiche straordinarie, che poi sono quelle che poi stiamo tuttora coltivando.